Eccolo qui, Chuameni. Ok. Ma chi era quello? Ah, questo è il Domsgard. Tasienda. Vlaovic. Bravo, 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 va bene. Non male. Sembra molto sprint boostante l'esterno che stiamo utilizzando COC, tra l'altro. A lei. Come va? Bravo, Tchouaméni. Sprint boost, sprint boost. Che non c'è. Madonna, su Tchouaméni sembra veramente notevole, eh? Fatto già un paio di intercettazioni. Ma aspettavo di peggio, to be honest. Tutto sommato su se stesso lo zio si gira. Ma bisogna capire se si sprint boosta in maniera decente o no. Vabbè, questo che deve fare. Ma guardate che presenza sto Tchouaméni. Ma quanto costa? È veramente eccezionale. Faccia per terra. Vabbè. Questo Vlaovic. Non riesco. Maronna. Come si attacca all'uomo? Chi lucia? Acchiappa chi sta? Maronna. Pure. Buonasera, come sta Alexis? Ma io questo qua è un bel giocatoricchio, eh? Tutto sommato. Cioè, per me i tronchi, to be honest, sono altri. Il problema è che non spe. Maronna, guarda chi sto quando è be. Si fa una fatica enorme a fare qualunque cosa con questo Vlaovic. Sempre sulla linea. Bra, bra, man. Ma segna però, segna. Bravo, bello sprint bustia. All'anime chita, ma come fai a buttarla sul palo da lì? Ma segna. Maronna mia, Maronna. Guarda chi lati due imbecilli. Vi giuro, sto facendo una fatica disumana. Oh, questa è una bella catosetta, bravo! Finalmente, ma chi è chist? Ma chist mi pare Valerio Volpe, un altro mio collega dell'Academy. Ma sì, ne Valerio! Oh, guarda questo come ci va bello Gagliardo! Chist è veramente un bello giocatore, eh? Veramente bel giocatore, si sprint boosta tantissimo, questo può fare tranquillamente l'esterno. Oh. Perché, vi ripeto, tutto sommato si gira pure. Ci mette il fisico, vedete, si gira, si rigira. Non dovete assolutamente farlo correre, appena premete la corsa subito vi recuperano. Oh. Sì, era marcetta la partita di prima. Poi, avendo questo body type, poi mi da Valerio Volpe con Mac Undent, bravo! Manuel. E ve lo dice uno che Stuccio Ameni non l'ha mai potuto vedere, eh? Su FIFA. Gentilissimo. Allora, guardate, questo Vlaovic va usato esattamente così. Bisogna mandare a vuoto gli avversari, ma non tanto con l'agilità, ma con il fisico. Io c'ero. Va bene, va bene. Mettimelo un bello cross a sto Vlaovic. Vada Vlaovic. Bravissimo, bravissimo. Beh, questo è notevolissimo. Segna però. Questo tizio a livello di agilità, sprint boost, è veramente notevole. Va usato esattamente così, in maniera statica. Mamma mia. Chouaméni mette sempre il piede da solo, è allucinante. Aia. Bravissimo, Chouaméni. Quindi, mo lo so che sicuramente tanti di voi. Guarda là! Non lo tenevo selezionato io. Sradica meglio palla.
L'altro pure è molto bellissimo, Maron, quanto mi casano sti gol. Su FIFA 14-15 faceva sempre con Luca Toni, Tottas. Invece va utilizzato, sì, però sto fatto che... Ma Maron, guarda chi sta, che meraviglia, ma che meraviglia! Se vi fate vedere, magari... Bravo. Niente. Aiuto. In termini di velocità è inesistente. In un attacco a due, ok. Maronna, che meraviglia, su Tchouaméni. Quindi, recap di questi giocatori che abbiamo utilizzato grazie a Junkia, Scuola Footy Universe, il buon Juwon e tutti gli altri. Allora, andiamo in ordine. Partiamo da lui, Damsgaard. Devo dire, l'ho utilizzato COC. Questo è chiaramente un esterno, però mi ha abbastanza colpito positivamente perché molto preciso palla al piede, si sprint boosta benissimo, dimostra una gran velocità, soprattutto accelerazione. E sembra cavarsela tutto sommato molto bene con i passaggi. Una volta è andato a calciare e ha pure segnato. Quindi sembra il classico esterno sul 1,80 m, se non erro. Sì, sul 1,80 m, 4-4, che si sprint boosta benissimo. E poi niente, tendete a allargarvi o andate a poi metterla al centro per fare i vari gol della cosiddetta merda. Però, seppur lo volete mettere per vie centrali, sappiate che se la cava molto bene perché è precisissimo palla al piede e tutto sommato regicchia pure un pelo fisicamente, boh, non più di tanto. Però questo un buon player, non un super player, però è un buon player. Come voto a questo gli do un 7,5, lo utilizzerei tutta la vita esterno, evitate attaccante onestamente, o esterno, COS, COD, oppure volendo pure COC, però è un po' al limite. Vlaovic. Allora, questo Vlaovic, la chat ha iniziato subito a dirmi, è un lampione. La prima impressione è sicuramente quella, perché questa carta sembra non avere proprio lo sprint boost. Cioè, voi fate L1, corsa oppure qualunque altra forma di sprint boost e il giocatore fondamentalmente rimane sul posto. Quindi più che tronco è lento. Perché nello stretto, se vi girate con la levetta, se siete bravi a girarvi con la levetta, si gira bene e tutto sommato, cioè lo dicono anche le stats, perché 92 di agilità, 90 di equilibrio e 93 di reattività. Ok, c'ha 93 di forza, però rispetto ai giocatori con questi body type, questo ha delle stats molto buone in termini di agilità. Quindi come lo dovete usare? Dovete sempre isolarlo al centro dell'area di rigore, magari facendo un po' di scambi con i centrocampisti, driven pass, gli date palla. A quel punto, tenendo premuto il tasto della protezione del pallone, tenete ben distante il vostro avversario, spalla alla porta, il vostro avversario, e poi vi girate rapidamente da un lato per andare a calciare. Non vi mettete a gigioneggiare nello stretto perché vi girate una volta, vi girate due, la pesantezza poi viene fuori. Però se vi girate poche volte, va molto bene perché ha dei movimenti ampi e quindi date, cioè avete modo di trovare lo spazio per calciare. Di testa è formidabile, pare praticamente Cristiano Ronaldo. E basta, quindi è un giocatore che non vale mai nella vita 1 milione. Questo dovrebbe costare tipo 300, ma manco 300k secondo me.
È un giocatore che dovete comprare se siete dei fanboy, ma comunque, come avete visto, è utilizzabile. Con questo vi dovete dimenticare totalmente il tasto della corsa. Ovviamente quando tira finalizza praticamente di tutto. Però occhio, perché se voi, vedendo quel 90 di velocità, pensate di poterci correre, siete proprio fuori strada. Va utilizzato senza premere la corsa in maniera statica. Stile intesa motore, per ovvi motivi, come voto a questo gli do un 7, perché è un gran finalizzatore, un gran colpitore di testa, e poi ci può stare, dai, for fun ci può stare. Tchouaméni, senza senso, semplicemente senza senso. Questo, non sono mai stato un fanboy di questo giocatore nelle sue versioni IF, ma questo è incredibile. Ha una presenza in game pazzesca. È 1,87 m, alto alto. C'ha persino 4 stelle skill. 90 di intercettazione, 88 lettura difensiva, 90 di aggressività. È veloce, si muove molto bene con L1 e L2. Quando non avete il pallone, L2, R2, nascheggia. Vi avvicinate all'uomo, sradica da solo la palla senza che manco fate il contrasto in piedi. Quando non lo tenete voi selezionato, tende sempre ad anticipare, tende sempre a essere presente sulle linee di passaggio, perché comunque sappiamo bene che i giocatori con alto alto ce l'hanno questa caratteristica, quando oltre all'alto alto hanno anche delle ottime stats di aggressività e di difesa. Non mi faccio problemi a dire che secondo me Kist è più forte Vieira. È più completo perché difende bene come Vieira, ma palla al piede vi dà tutt'altra serenità. E a livello di body type siamo lì. È incredibile. Per me scenderà come tutte queste carte, ma attualmente vale tutti quei crediti. Cioè, è un giocatore incredibile, avete visto quanto è presente in game e quanto è devastante. Quindi a questo come voto gli do un 9,5 e come stile intesa consigliato Ombra. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo playa di cui volete vedere la review. Alla prossima!